700 operatori Novax solo nell'area vasta 4. Ultimatum del Dipartimento Prevenzione, rischiano il demansionamento. Il Covid uccide ancora, muore 82enne di Rimini, leggera risalita dei ricoveri nelle Marche. Torna la Quintana di Ascoli Piceno a darne l'ufficialità al sindaco Fioravanti, corteo storico con 400 figuranti, approvato dal prefetto. Il protocollo di sicurezza. La campagna vaccinale approda nelle farmacie, affermo 60 dosi a settimana presso la comunale. Con il caldo si pensa anche ad inoculazioni serali. Papa Sisto V è il faro della ripartenza, Montalto presenta il calendario di eventi, a Pesaro Pop Sofia e mostra nuovo cinema, tornano i festival estivi. Un cordiale saluto, ben ritrovati in una nuova edizione del nostro TG Marche a cura e firma della redazione di Vera TV. In apertura lo avete sentito dai nostri titoli, dopo le lettere inviate ai sanitari Novax siamo andati ad intervistare il dottor Giuseppe Ciarrocchi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 4, dove sono circa 700 gli operatori che non hanno ricevuto il siero. Ma il dottor Ciarrocchi ci ha parlato anche di vaccini per turisti in vacanza, lo ha fatto ai microfoni della nostra Donatella Lazzi. Anche nelle Marche i turisti in vacanza nella regione potranno vaccinarsi e ricevere la seconda dose dell'immunizzazione. Noi adesso stiamo raccogliendo le richieste da parte di un numero molto esiguo di utenti che vengono da fuori regione che ci stanno telefonando per chiedere appunto la possibilità di fare il vaccino Covid seconda dose nel periodo in cui verranno qui in vacanza. Noi abbiamo preso dei contatti, quindi appena la regione ci dà l'ok, noi comunicheremo a queste persone che potranno essere tranquillamente vaccinate anche da noi. Una delle questioni ancora da risolvere per quanto concerne la vaccinazione riguarda il personale sanitario, sia esso pubblico o privato. Nell'area vasta 4 restano ancora diverse centinaia di operatori non vaccinati. Ci ha spiegato il dottor Ciarrocchi come si sta procedendo. Noi abbiamo circa 700 operatori sanitari che hanno ricevuto una comunicazione. Questa comunicazione in pratica ha lo scopo di, come dire, accertare la loro posizione rispetto a un obbligo vaccinale che loro hanno, gli operatori sanitari. Quindi hanno ricevuto una prima raccomandata, a questa raccomandata stanno rispondendo, noi stiamo valutando di ognuno la posizione. Molti stanno rispondendo allegando una documentazione valida, che hanno fatto la vaccinazione oppure che hanno un certificato medico di differimento della vaccinazione, altri poi verranno invitati, chi non presenta la documentazione, a farla la vaccinazione, quindi speriamo, ecco, di nel giro di poco tempo di chiudere un po' questo cerchio. Ci sono 7 giorni di tempo per inviare una documentazione adeguata oppure per provvedere alla vaccinazione o presentare una prenotazione per la stessa. Dopo di ciò il sanitario non vaccinato verrà allontanato dallo stretto contatto con i pazienti. A chi non presenta, ripeto, una valida documentazione sull'adempimento dell'obbligo vaccinale, diamo poi dopo una settimana di tempo per vaccinarsi. Se uno non rispetta un po' l'obbligo vaccinale, scriveremo al datore di lavoro, all'ordine professionale, e per cui il soggetto non dovrà necessariamente, il datore di lavoro, adibirlo a mansioni che non hanno contatto con gli utenti, e l'ordine professionale annota la sospensione momentanea dell'attività sanitaria dell'operatore. Un provvedimento che ha una validità per il momento fino al 31 dicembre. Questo chiamiamo demansionamento per il momento è fino al 31-12, perché poi verrà rivalutato sulla base della situazione epidemiologica della circolazione virale. Ancora una vittima per Covid, si tratta di un 82enne con patologie pregresse di Rimini, sale così a 3.035 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia nelle Marche. Sul fronte ricoveri il Servizio Sanità della Regione informa che questi sono in leggera risalita, 6 in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri, 10 nelle aree di semi-intensiva che fanno registrare la diminuzione di un'unità, 17 pazienti ricoverati nei reparti
non intensivi per un totale di 33 ricoveri complessivi, 3 i dimessi nella giornata di oggi, 12 invece i positivi riscontrati nel percorso nuove diagnosi, così distribuiti: 1 nella provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo, 1 in provincia di Ascoli Piceno e un caso proveniente da fuori regione, 3 di questi sono sintomatici. Testati 1858 tamponi, 898 nel percorso nuove diagnosi e 960 nel percorso guariti. Infine il rapporto tra positivi e testati è dell'1,3%. È partita anche a Fermo la somministrazione dei vaccini presso la farmacia comunale. Per motivi organizzativi si stanno inoculando le dosi dalle 13 alle 16:30, orario di chiusura al pubblico della normale attività di farmacia, ma considerato il caldo non si esclude di spostare l'orario delle somministrazioni a dopo cena, dalle 20 a mezzanotte. Da ieri pomeriggio hanno preso il via le vaccinazioni presso la farmacia comunale di Fermo in via Medaglie d'Oro, somministrazioni che fanno seguito all'accordo fra Regione, Federfarma e Assofarm Marche. Come disposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria, le farmacie raccolgono le prenotazioni dei cittadini, anche non residenti, senza limiti sulle fasce di età, attraverso la propria agenda. La procedura è la stessa degli app vaccinali, con un'accettazione degli stessi moduli che il paziente deve per forza portare nel lab vaccinale, poi l'anamnesi e la somministrazione. L'unica differenza che c'è tra il lab vaccinale e la farmacia è che mentre nel lab vaccinale occorre prenotarsi tramite la piattaforma delle Poste Italiane, in questo caso la Regione Marche, nelle farmacie di tutta la Regione Marche, compresa quindi anche quella del Comune di Fermo, si può prenotare tranquillamente venendo in farmacia. Per quanto concerne la scelta del farmaco da inoculare a ciascun paziente, ci si attiene, come sempre anche negli hub, alle disposizioni governative vigenti. Il vaccino viene scelto in base a dei protocolli e i protocolli sono redatti a livello nazionale e poi su indicazione della Regione Marche. Alle persone sotto i 60 anni occorre inoculare un vaccino RNA messaggero, in questo caso Pfizer o Moderna. Per i 60 anni in su, qualora non ci sono delle patologie importanti, bisogna fare o il Johnson & Johnson o il famoso AstraZeneca. Perché secondo lei molte persone scelgono di venire in farmacia? Le motivazioni sono molteplici, ma credo che il motivo principale sia innanzitutto il rapporto fiduciario che c'è sempre avuto negli 800 anni di storia del ruolo del farmacista. La fiducia che c'è tra paziente e farmacista, tra paziente e questo operatore sanitario, sia così forte da indurlo anche a vaccinarsi qui. Per quanto concerne le dosi a disposizione, quante ne avete a settimana? Il protocollo ci impone di avere solo esclusivamente 60 dosi, perché superato questo quantitativo occorre il trasporto con le forze pubbliche, quindi con la scorta. Quante persone riuscite a fare ogni giorno? Per il momento questa settimana abbiamo provato a farlo nella pausa pranzo. Di solito ne facciamo dai ieri 24, oggi 18, venerdì ne faremo 12 e sabato 6, facciamo a scalare in questo caso. Non è detto che, visto le alte temperature nella pausa pranzo, la vaccinazione venga spostata nelle prossime settimane dopo le 8 della sera, in modo che così c'è anche un piccolo refrigerio per le persone che devono aspettare fuori dalla farmacia, e quindi potremo anche prendere in ipotesi dalle 8 fino a mezzanotte o alle 11 della sera. La cronaca ci porta a Fano, ricorderete del grave episodio di violenza accaduto a un 17enne picchiato brutalmente e finito in ospedale per aver difeso un suo amico, picchiato a sua volta per il semplice fatto di avere lo smalto alle unghie. Ebbene, sono scattati gli arresti, 3 segnatamente, scovata dalla polizia una banda di 8 giovani, di cui 4 minorenni, ritenuta peraltro responsabile di una serie di rapine. Aggredirono un minorenne solo per aver difeso un suo amico preso di mira perché portava lo smalto nero sulle unghie. Gli agenti del commissariato di Fano hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti giovani che facevano parte del gruppo che l'8 maggio scorso ha perpetrato 2 rapine nei pressi della Rocca Malatestiana di Fano. Le manette sono scattate per 3 giovani: un moldavo noto alle forze dell'ordine, ritenuto il leader del gruppo, un italiano di origine nordafricana già ospite di una comunità educativa della zona e un marocchino. Tutti
sono stati condotti presso il carcere di Villa Fastigi, ma le indagini hanno portato all'identificazione dei restanti componenti del gruppo, formato da 8 giovani in tutto, 4 dei quali minorenni, ritenuti responsabili di rapina aggravata e continuata. Uno dei minori è già stato sottoposto alla misura della custodia cautelare presso un istituto per minori. Ricostruita dagli agenti la dinamica dei due episodi, nel primo caso l'autovettura delle due vittime è stata fermata e accerchiata da un gruppo di giovani che le ha costrette a consegnare un braccialetto e un telefono cellulare. Pochi minuti dopo la banda ha raggiunto il parcheggio di fronte alla Rocca Malatestiana, dove ha sottratto il telefono cellulare e il marsupio a due giovani di passaggio. In questo secondo caso è stato aggredito il 17enne che tentava di difendere l'amico, il quale ha riportato tra l'altro la frattura del naso. La politica, Francesca Frenquellucci, è stata reintegrata nel Movimento 5 Stelle a 16 mesi di distanza da quando è stata nominata assessore nella giunta di Pesaro guidata da Matteo Ricci. La notizia del passo indietro del Movimento dopo l'espulsione ha avuto un risalto nazionale, in quanto ora può rappresentare la cartina tornasole dei rapporti politici tra PD e Movimento 5 Stelle anche in vista delle prossime amministrative. Assessore Frenquellucci, nel febbraio 2020 il suo ingresso nella giunta del sindaco Ricci e successivamente l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. Dopo 16 mesi è stata riammessa. Non ha nascosto la sua felicità per questa riammissione? Sì, sono molto contenta, anche perché dall'esterno ho comunque sempre lavorato nei valori del Movimento 5 Stelle. E se ricordate tutti, nei punti del programma che avevo presentato alla città di Pesaro c'erano degli argomenti che ho portato avanti all'interno della giunta. Oggi voglio veramente ringraziare tutte le persone che in questo anno comunque non mi hanno abbandonato, dagli attivisti, i consiglieri, e comunque rinnovo di nuovo il ringraziamento anche alla giunta e alla maggioranza, perché si è lavorato in sinergia pensando sempre al bene comune e si è utilizzato il buon senso. Questa sua riammissione cosa può rappresentare anche a livello politico nei rapporti tra PD 5 Stelle, anche in chiave delle prossime amministrative? Ho notato che in alcuni comuni stanno convergendo sui temi e stanno portando avanti dei progetti condivisi, quindi questo mi dà una grande soddisfazione. Ho sempre creduto appunto in quello che diceva Conte, di puntare agli argomenti e ai progetti, quindi spero che questo possa avvenire anche nei comuni limitrofi qui della provincia. Ultimissima cosa, lei ora è assessore del Movimento 5 Stelle nella giunta del sindaco Ricci e il gruppo del Movimento 5 Stelle è alla minoranza. Ora che succede? Aspettiamo di vedere quello che succede i prossimi giorni, non sono certo io che posso prendere delle decisioni. Il Movimento 5 Stelle di Pesaro ha un capogruppo che si chiama Lorenzo Lugli e poi saranno loro che decideranno quello che vogliono fare. E a proposito di amministrative, nel Piceno San Benedetto del Tronto si prepara a rinnovare sindaco e consiglio comunale, repubblicani europei a fianco dell'avvocato Paolo Canducci nelle prossime elezioni. Sono 6 le liste in appoggio del legale Rivierasco per la corsa alla carica di sindaco. Anche repubblicani europei a fianco di Paolo Canducci per le prossime amministrative a San Benedetto del Tronto. Le liste in appoggio al candidato sindaco ambientalista diventano quindi 6, se si considerano Verdi, Rinasci Marche, Azioni e le civiche YES, acronimo di Innovazione, Ecologia e Solidarietà, e Paolo Canducci, sindaco rappresentata dal simbolo dell'APE. A siglare l'accordo Arrigo Silvestri, membro del direttivo nazionale dei Repubblicani Europei, che vede nell'ex assessore la figura ideale per il rilancio della città. Sicuramente è una bella notizia, una notizia che ci ha reso a me e al nostro gruppo molto felice, soprattutto per la tradizione che i repubblicani europei hanno a San Benedetto del Tronto. Mi fa piacere ricordare Gabriele Cavezzi, che non c'è più, che come repubblicana ha dato un contributo importante alla nostra comunità, Umberto Poliandri e ancora Tonino Felicetti e Maria Pia Silla, oltre che a Giacomo Michelangeli. Quindi diciamo che la tradizione dei repubblicani a San Benedetto è una tradizione molto importante. Il loro appoggio mi fa molto piacere, va a rafforzare la nostra squadra, rientra nel progetto di ricreare un centro-sinistra unito a San Benedetto del Tronto e, come hanno ieri auspicato sia
Michelangeli che l'avvocato Arrigo Silvestri, tutti noi continueremo a lavorare fino a quando ci sarà tempo per riunire anche il resto del centrosinistra. L'avvocato Canducci però non perde la speranza che il centrosinistra si presenti unito alle prossime amministrative. Diciamo che più soggetti stanno cercando di lavorare, come stiamo facendo anche noi, per provare a trovare una sintesi. Ripeto, la sintesi è possibile quando le parti tutte sono disponibili a ragionare sulle varie posizioni senza imporre nulla all'altro. Questa è stata sempre la nostra richiesta, quella di non fare imposizioni ma anche di non subirle, ovviamente. Quindi noi ci stiamo ancora provando, anche altre persone ci stanno provando, fino a che ci sarà tempo cercheremo di raggiungere questa sintesi, sperando che sia una sintesi che renda diciamo che permetta di ottenere i risultati migliore per la nostra coalizione. Torna la Quintana di Ascoli a darne ufficialità il sindaco Fioravanti e il presidente Massetti. Corteo storico con circa 400 figuranti, solo 1000 spettatori al campo dei giochi per la giostra del 10 luglio, approvato il protocollo elaborato nei giorni scorsi. Adesso è ufficiale, torna dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia la Quintana di Ascoli. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti, dopo l'ok dato dal prefetto al protocollo che era stato elaborato nei giorni scorsi. Il 10 luglio in notturna si svolgerà dunque regolarmente la giostra dedicata alla Madonna della Pace, ma la notizia più importante riguarda il fatto che andrà in scena anche il corteo storico nelle vie del centro. Il numero dei figuranti sarà ridotto, poco più di 400 in tutto, una sessantina per ogni sestiere, e ognuno di loro dovrà avere il Green Pass. Ciò che conta però è che la Quintana torna e per Ascoli sarà una giornata di festa. Sì, è stupendo, è meraviglioso, una grande emozione. Io sto vivendo con gioia questa giornata. Nella fantastica Sala della Vittoria abbiamo annunciato la vittoria di Ascoli Piceno, perché in realtà fare la sfilata e fare la giostra della Quintana a luglio non era scontata, forse era impensabile, grazie a un grande lavoro di squadra di tutti, che ringrazio tutti quanti. Questa è una grande notizia, una bellissima notizia, una notizia di gioia che inorgoglisce tutti gli ascolani. È una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità. Il piano che abbiamo presentato al tavolo tecnico è stato apprezzato dall'istituzione e dal prefetto, che ci ha dato fiducia. Credo che questa fiducia noi dovremmo ripagarla nel migliore dei modi, insieme a tutti i sestieri, insieme a tutti i quintanari, insieme a tutti i sesteranti, perché in questo modo facciamo vedere anche che noi quintanari sappiamo vivere la Quintana sotto tutti gli aspetti, anche in epoche difficili come quella che stiamo vivendo. Come dicevo poc'anzi, per reverenza e devozione, questa è la parte importante del quintanaro. Per quanto riguarda la giostra vera e propria, al campo dei giochi potranno esserci al massimo 1000 spettatori e i biglietti per assistere alla Quintana di luglio saranno in vendita dal prossimo 2 luglio alla biglietteria di Piazza del Popolo. Torniamo in Riviera, il villaggio della Piccola Pesca sarà inaugurato il prossimo 10 luglio, intanto continuano i lavori per completare la sua realizzazione. Allora facciamo il punto della situazione con l'assessore Filippo Olivieri. Continua a crescere il villaggio della Piccola Pesca qui a San Benedetto del Tronto. C'è stata una proroga da parte delle imprese costruttrici di 10 giorni per la consegna dei lavori. Comunque i box si stanno ultimando e a breve verrà inaugurato entro il 10 luglio. Ma sentiamo cosa ha riferito ai nostri microfoni l'assessore al commercio e alla pesca Filippo Olivieri. Per il 10 luglio potremo completare i lavori, di seguito stabiliremo la data dell'inaugurazione. E questo è un motivo di orgoglio per la nostra amministrazione, perché io penso che la città di San Benedetto del Tronto avrebbe già dovuto avere da molto tempo un simile progetto, perché comunque è una veduta per un nuovo turismo che potrebbe arrivare a San Benedetto del Tronto, perché vediamo negli altri paesi ci sono villaggi della Piccola Pesca dove i turisti possono acquistare o assaggiare prodotti direttamente appena arrivati dalle barchette dai pescatori. Per quanto riguarda invece i lavori, verranno abbattute le vecchie
i vecchi box, diciamo? Sì, ottima domanda. L'idea è nata anche per dare una maggiore sicurezza alla viabilità di San Benedetto del Tronto, perché prima i travelliste passavano attraverso l'arteria principale dell'area portuale, creando disagi agli automobilisti. Ora così si creerebbe un varco affinché gli stessi travelliste possano passare all'interno dell'area portuale, e andremo ad eliminare tutte quelle defaianze che fino adesso in questi anni sono accadute. Ecco. Ci sta un po' di polemica però sull'impatto ambientale di questi nuovi box. L'amministrazione comunale come risponde a queste critiche? Anche questa è una bella domanda, perché mi date opportunità di giustificare e di spiegare. Ovviamente qualsiasi cosa si fa di nuovo crea un impatto particolare al cittadino, perché è normale che sia così. Però sono convinto che una volta che il lavoro è terminato sicuramente piacerà. È vero, ha chiuso la visibilità, però noi sappiamo che viviamo in un posto di 10 km di costa, quindi il mare lo vediamo sempre e comunque. Montalto delle Marche riparte dalla cultura, dall'arte e dal turismo. Dopo la pandemia sono stati così presentati gli eventi previsti per il quinto centenario dalla nascita di Papa Sisto V. Ripartire dopo la pandemia con un faro sempre acceso su una figura simbolo, quella di Papa Sisto V. Sono stati presentati nel pomeriggio di ieri a Montalto delle Marche gli eventi e le iniziative messe in campo per le celebrazioni del quinto centenario dalla nascita del Papa visionario che ha cambiato il volto di Roma. Il Papa tosto, che di umili origini è riuscito in poco tempo a raggiungere la soglia del pontificato. Un Papa estremamente legato al suo territorio, tanto che si faceva chiamare, prima di diventare pontefice, il Cardinal di Montalto. Un momento importante per il nostro comune, per il legame forte che c'è sempre stato tra il Papa e Montalto. Siamo pronti con tante iniziative, ci saranno delle mostre, ci sarà una parte convegnistica, ci sarà anche una presentazione di un vino dedicato proprio a Sisto V, il Sixtus, e poi a dicembre ci sarà la mostra di Pericle Fazzini, che sarà un po' il momento cruciale di queste celebrazioni per quanto riguarda Montalto delle Marche. Com'è importante Sisto V? Non solo perché è un Papa, non solo perché è originario appunto di queste zone, lui si faceva chiamare il Cardinal Montalto e quindi molto legato ovviamente a questo territorio, ma molto importante per la figura sia culturale, sia religiosa, sia di intraprendenza, sia per tutto quello che ha fatto nel territorio nostro, ma anche a Roma. Papa Sisto V insegna ancora oggi a non arrendersi, doti insite nei marchigiani che hanno saputo affrontare il post-sisma e fronteggiare la pandemia. È un po' un simbolo per tutti noi marchigiani, che abbiamo fatto vedere anche la determinazione per affrontare le situazioni complesse, difficili tra il terremoto e la pandemia. Ne siamo usciti, ne stiamo uscendo bene, e sicuramente la cultura è un volano proprio di ripresa per il nostro territorio, e le celebrazioni sicuramente di Sisto V ne sono un simbolo. È stato presentato in anteprima il video scritto e diretto dal regista sanbenedettese Paolo Consorti, narrato attraverso un linguaggio contemporaneo e ironico, con la partecipazione dell'attore Ivano Mariscotti, che per l'occasione è diventato Papa Sisto V, e di Elio e le storie tese, con un omaggio canoro. Tanti auguri a te. Cinque centenario di Papa Sisto V. E dov'è che sta? Montalto Marche. Inaugurata poi la mostra a Palazzo Paradisi, Sisto V, Papa Visionario, che ospita, tra le numerose opere esposte, anche il reliquiario dal valore inestimabile, donato dallo stesso Papa Sisto alla comunità montaltese e proveniente dalla collezione dei Musei Sistini, oltre che la preziosa collezione di monete e medaglie sistine, mostre, video, convegni, opere teatrali e addirittura un vino dedicato a Sisto V.
ma a Montalto ci sarà anche molto altro: concerti, percorsi naturalistici, feste folcloristiche e una forte attenzione all'accoglienza turistica. A Pesaro sono tornati i festival in queste settimane di inizio estate, Pop Sofia e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, due appuntamenti di grande interesse che richiamano tanto pubblico e tanti visitatori. Con la ripartenza degli eventi, tornano, seguendo i protocolli anti-Covid, i festival d'inizio estate a Pesaro. Pop Sofia dal 1 al 3 luglio e la 57esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma fino al 26 giugno. Il tema scelto per l'edizione 2021 di Pop Sofia è Paradisi Artificiali. Paradisi Artificiali è il titolo di un'opera di Baudelaire, ma è anche una domanda sul nostro presente. Il paradiso, d'altronde, è sempre un paradiso artificiale. È frutto della nostra immaginazione, è frutto dei nostri desideri di felicità. Ecco, oggi, nel tempo della rinascita, quali sono i nostri nuovi paradisi artificiali? Quali sono i nostri sogni di beatitudine, le nostre fughe dalla realtà? E a queste domande tenterà di rispondere l'edizione 2021 di Pop Sofia con le armi della filosofia e naturalmente della cultura pop. E con le armi soprattutto della musica. D'altronde, quale miglior forma d'arte per, senza bisogno di allucinogeni, toccare per pochi secondi il nostro personale paradiso artificiale. Passando alla 57esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, tra gli appuntamenti clou di questa edizione, il film d'apertura I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, il concerto muto di Naipe, l'evento speciale sul cinema italiano dedicato a Liliana Cavani con Francesco D'Assisi e ancora il cinema in spiaggia con l'omaggio a Giulietta Masini, il Pesaro Film Festival Circus dedicato ai più piccoli, il concorso di videoclip italiana Vedo Musica, lo Spazio Bianco con le opere di Morgan Menegazzo e Maria Chiara Pernisa. Il comune di Folignano diventerà, almeno per qualche giorno, la capitale del volley, visto che andranno in scena proprio nel comune piceno una serie di appuntamenti promossi dalla Federazione Provinciale di Volley. Folignano, almeno per qualche giorno, diventerà capitale del volley. Andranno in scena proprio nel comune piceno, infatti, tre grandi appuntamenti promossi dalla Federazione Provinciale, la FIPAV di Ascoli e Fermo, in collaborazione con la Junior Volley Folignano. Al palazzetto di Villa Pigna, con inizio alle 19.30, verrà disputata la finale regionale Under 15 femminile il 27 giugno, poi il 30 sarà la volta della finale di Coppa Territoriale tra Maga Game Ascoli e Volley Angels Porto San Giorgio, mentre il 4 luglio spazio alla finale regionale di Coppa di Divisione. Abbiamo bisogno di ricominciare a tornare a vivere in maniera normale, i primi passi stiamo muovendo grazie anche alla collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo e il Comune di Folignano. Abbiamo avuto la possibilità di sfruttare e continuare a sfruttare il Palarozzi, che ci permette l'ingresso contingentato delle persone. Ieri alla finale territoriale Under 19 c'erano 100 persone divise tra 50 persone per unità sportiva, quindi insomma piano piano si cerca di tornare alla normalità. Le partite saranno tutte quanti finali territoriali e finali regionali. Abbiamo disputato già una semifinale regionale, abbiamo visto la presenza dei giocatori della Lube già in giro delle nazionali juniores, quindi insomma una pallavolo maschile di qualità. Poi continueremo domenica con le finali regionali Under 15, quindi società provenienti dalle Marche, proseguiremo durante la metà settimana con la finale territoriale di Coppa di Divisione e chiuderemo domenica prossima, 4 luglio, con la finale regionale di Coppa di Divisione. Insomma, anche qui giungeranno da diverse parti della regione Marche, ancora non sappiamo quali sono le semifinaliste e le finaliste, però insomma è una manifestazione che coinvolge tutta la regione, pertanto la pallavolo sarà di qualità. Attraverso lo sport, in questo caso legato ai settori giovanili, anche Folignano cerca dunque di ripartire dopo la pandemia e queste finali rappresentano un'occasione di rinascita per l'intero territorio. È una bella iniziativa, io ringrazio la collaborazione della federazione. Ci tengo a specificare che insomma, portare la pallavolo locale e regionale a Folignano è una grande opportunità, anche per promuovere il nostro territorio e le nostre strutture. Continua il rapporto giornaliero con tutte le federazioni, la nostra collaborazione è quella di promuovere lo sport come un sostegno per i giovani, per il sociale, perché crediamo fortemente in questa valenza, insomma, formativa per la vita dello sport.
È tutto, il TG Marche termina qui, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento su Vera TV.